La collina di San Giuseppe è come piantata in mezzo alla Valcuvia e costituisce una sorta di strettoia naturale facilmente difendibile. È questo che dà il senso all'intera postazione. Sto camminando all'interno di una delle trincee di combattimento principali che formano il sistema trincerato del ridotto di San Giuseppe a Cassano Valcuvia. L'intero sistema delle trincee a cielo aperto è stato scavato all'intorno dell'altura sulla cui sommità c'è la chiesina di San Giuseppe risalente al XII secolo. Il presidio doveva essere quanto più possibile autonomo, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. In questo locale veniva sfruttata l'acqua di una piccola sorgente per alimentare una vasca a disposizione della truppa per tutti gli usi quotidiani. Una lunga galleria, scavata profondamente nel duro calcare della collina, la attraversava da una parte all'altra, mettendo in collegamento la parte posteriore con le trincee di combattimento poste verso settentrione. Alcuni locali sotterranei servivano per il ricovero della truppa e dei materiali. All'uscita di questi locali, delle lunghe scalinate, ancora perfettamente conservate, conducono alla parte esterna. Eccoci arrivati all'altra estremità della galleria, adesso andiamo a vedere una postazione a mitragliatrice, in questo caso doppia. E questa è una delle più belle postazioni di mitragliatrice blindata esistente in Lombardia, una delle meglio conservate. Su questa banchina veniva appoggiata l'arma, lì la feritoia, al di sotto un serbatoio conteneva l'acqua per il raffreddamento della canna. Qui venivano impiegate mitragliatrici di tipo pesante, come la Fiat modello 1914 in calibro 6,5 o la Saint-Étienne francese in calibro 8, capaci di tirare fino a 2 km di distanza. Era l'alba del 16 novembre 1943 quando un drappello dei partigiani con i loro guidati e il loro comandante, tenente colonnello Carlo Croce, dopo aver fatto saltare gli ingressi del forte per rallentare l'accerchiamento tedesco, giunsero a Cassano Valcuvia, attraversarono le vie di questo paese e si incamminarono verso il confine svizzero.